sí, vamos allá. Yo me voy pa' la mierda, yo me voy pa' la mierda, yo me voy pa' la mierda, vosotros sois mi izquierda. Y ahora ya pueden ver la película. L'esercito di Scar, alle rupi di Mapango. E là è dove andremo. Guardia del leone sempre al fianco, banco del bronco! Sorge il sole di nuovo e quelle terre ci appartengono. La nostra casa è questa qua, nessuno mai la conquisterà. Arrenditi, Silver. No, lotteremo fino all'estremo. Sì, esatto.
potente che mai. Sì, sì, questo è vero. Papà, che cosa c'è? Tu e la guardia avete dimostrato di poter difendere le terre del Branco, ma questo non ha fermato l'esercito di Scar. Serve un cambio di strategia. Io dico di portare la battaglia contro Scar nelle terre di nessuno. Torniamo nelle terre di nessuno? Sì, nella nostra tana così bella calda! Perché Scar ci vuole qui a piantonare la palude, così la guardia del leone non può reclamarla per gli elefanti. La guardia del leone! Sono stufo di stare sempre a lottare con quelli! Sì, sì! Ce ne suonano tutte le volte! Ed è anche peggio adesso che sono cresciuti! Se per questo anche il ruggito di Caion è cresciuto! Sì, sì, e ha un mucchio di altri animali a dargli manforte! Persino Jaziri e le sue iene! Sì, lo so. Forse Jaziri aveva ragione. Le sue iene sembrano felici di aiutare la guardia del leone. Mi chiedo se lo saremmo anche noi. Perché sono così confuso? Oh, prima era tutto così semplice. Cos'è cambiato? Rifletti! Ma perché sento dentro me la voce che mi dice che l'inganno non c'è? Non c'è, cioè. Jaziri sembra preoccuparsi di me per lei. Sì, mi sa, guarda, però perché? Che mascara ha un piano in mente? E non lo fiderebbe a una iene competente, giusto? Chi devo ascoltare? È di Jaziri che mi devo fidare. Sì, mi sa, sei come me. Oh no, adesso in testa il dubbio c'è. Non so se io devo darle ascolto. Ha ragione lei, ma io non lo so. Magari potrò non dire di no, scoprire qualcosa che ancora non so. Magari potrò non dire di no e trovare un amico che adesso non ho. Le mangia e noi siamo affamati, io una squadra di disperati. Magari ho solo sbagliato e pensato in modo errato. Che mi capita? La prospettiva è cambiata già. Magari mi sbagliavo io in realtà. Non trovo pace e non so se mi piace. Io mi fido o no, lo deciderò. Sì, mi sa, sei come me. Devo darle ascolto. Ha ragione lei, ma io non lo so. Magari potrò non dire di no, scoprire qualcosa che ancora non so. Magari potrò non dire di no e trovare un amico che adesso non ho. Magari sì, mi sa, sei come me. Magari potrò non dire di no e trovare un amico che adesso non ho. Forse siamo dalla parte sbagliata. La parte sbagliata? La parte sbagliata di cosa, Gianja? Oh, non importa, teste di pelo. Ma che interessante sviluppo degli eventi. Non diresti anche tu, Shara? Con la guardia del leone che sta per attaccarci.
c'è Giangia che pensa di unirsi a Jasiri? Non so se interessante o trissante è la parola che userei. Oh, non preoccuparti, Ushari. Io sono sempre due passi avanti. Ah, Giangia, eccoti qua. Ah, sì, volevi vedermi? Oh sì. È ora di sferrare un altro attacco alle terre del branco. Cosa? Un altro attacco? Ancora non ci riprendiamo dall'ultima batosta. Forse è il caso di stare alla larga per un po'. Sì, il tempo di tirare il fiato. La guardia del leone vuole attaccare le terre di nessuno. Forse pensano che Kaion ora sia abbastanza forte da distruggermi. Kaion potrebbe distruggerti? Oh sì. Ma dovrebbe far ricorso al ruggito più potente di cui può disporre. E dovrebbe farlo qui, all'interno del cratere. Il fuoco del vulcano mi consumerebbe completamente e io cesserei di esistere. Sul serio? Oh! Allora, è il momento della battaglia finale contro le terre del branco. Il momento di dire addio per sempre a Simba e alla famiglia reale. Ma le Iene dovranno distrarre i membri della Guardia del Leone perché il piano funzioni. Soltanto distrarli? Dovrete semplicemente attirarli nella loro tana e lì trattenerli mentre viene attuato il resto del piano. Direi che in fondo si può anche fare. Eccellente. Shupavu vi guiderà alla tana della Guardia del Leone stanotte. Ora va! Prepara le tue Iene. Molto bene, Scar. Nel frattempo, Shupavu, portami qui Rei, Kiburi e Mazingo. Avremo bisogno anche del loro aiuto. Presto ci libereremo della famiglia reale e della Guardia del Leone, nonché di una potenziale rivolta delle Iene. E se il piano non funziona? Sono due passi avanti, Ushari. Dovresti sapere che ho già un altro piano in serbo. Con il gorilla guerriero Shuja. Anche le giraffe sono qui. Ci sono proprio tutti. Senza dubbio, la Guardia del Leone ha riunito tutti gli altri branchi. Eccellente. Kaion, voglio che guidi l'attacco domani alle prime luci dell'alba. Zazu, di a tutti di riposare. Ci serve che siano al meglio domani. Sì. Con tanti animali radunati qui, Scar già saprà che stiamo arrivando. Sì, probabilmente hai ragione. Va tutto bene, figliolo. Tutti sappiamo che attaccheremo le terre di nessuno. Quello che non sappiamo è come sconfiggere Scar. Non preoccuparti, Kaion. So che tu e la Guardia del Leone avrete successo. Non ti chiederei di farlo se non ne fossi certo. Grazie, papà. E adesso forza. Non dimenticare. Hai bisogno di un po' di riposo anche tu. D'accordo. Domani è il gran giorno, il più importante credo per me. Con la battaglia, aiutarci a vincere. Spero davvero però, ora non lo so. Vedo il mio amico che si preoccupa un bel po'. Ma quando servirà, io lo proteggerò. Al suo fianco mi avrà, perché il mio
andremo in battaglia con forza e lealtà. Nessuno fermerà questa unica realtà. Il domani è il giorno in cui, questo accadrà. Sembra che sia tutto ok, ma non sono sicuro. Faccio un giro in più prima che faccia scuro. Da qui vedo che, pericolo non c'è. Non c'è niente che non va, ma sono teso in realtà. Credo sia inevitabile, c'è un grande pende peso su di me. Ma staremo già, che è giusto quello che servirà. Andremo in battaglia, forza e lealtà. Nessuno fermerà, l'unica realtà. Proprio cretino, e da quella parte non la vedi? Oh, giusto! Andiamo, noi faremo il giro da dietro. No, 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 Mufasa! Sì, Kion, sono qui. Papà vuole che guidi l'attacco alle terre di nessuno domani. Per combattere Scar. E questo ti preoccupa? Sì, sì, voglio dire, non sappiamo come sconfiggere Scar. Non so nemmeno se può essere sconfitto. Il male può sempre essere sconfitto. Anche quando un leone è fatto di fuoco. Io credo che tu possa fare qualunque cosa, Kaiun. Devi solo fidarti di quello che sei dentro. E rammenta questo. Non puoi combattere il fuoco con il fuoco. Posso combattere il fuoco con il fuoco. Andatevene a casa. Giorgio, è la guardia del leone. Vero, vedo, testa.
Oddio. Passarci in mezzo? No! Il fuoco scotta troppo! Neanch'io sono così tonto! Vieni, allontanatevi dal fuoco! Il fumo è più pericoloso delle fiamme! Cosa che sanno tutti in realtà! Kion, la tana ormai è invasa dal fumo! Usa il ruggito per portarci fuori da qui! Per rischiare che la tana ci crolli addosso? No, non è il caso! Deve esserci un'altra via d'uscita! Beh, sarà meglio trovarla al più presto. Sì, sì, perché tutta la rupe dei re è in fiamme. Ono, vola fuori di qui e assicurati che mamma, papà e Chiara stiano bene. Affermativo. Wow, Papà, no. Oh no. Ono, stai bene? Anga! Abbiamo cacciato gli avvoltoi, ma avevano già appiccato il fuoco. Cosa facciamo? Gli ordini di Kion sono chiari. Dobbiamo aiutare la famiglia reale. Ale! Vostre maestà, state bene? Per il momento sì. Non è che avresti qualche idea per aiutarci a scendere da qui? No, ho paura di no. Io ce l'ho. Prima tu! Ehi, aspetta! Wow! Anga, fa attenzione! Come sempre, torno subito, non muovetevi! Kion! Qualche idea? Il fuoco è troppo intenso per avvicinarci. Dobbiamo aspettare. Ehi, possiamo usare l'acqua della pozza di Beshti per spegnerlo, visto? Ma che fai? Quando il fuoco sarà abbastanza vicino... Stavo pensando, l'acqua della pozza verrà pure da qualche parte. Una parte fuori dalla tana? Esatto! Il ruscello che porta al lago Shangasa è vicino. Direi che è il momento giusto per andare a controllare. Torno subito! Vostre maestà, Anga dice che vi serve un passaggio. Puoi dirlo forte. Beh, Anga. Insieme direi che possiamo reggerlo, un leone. A chi tocca? Nala? Eccellente! Pronta, giovane Anga? Sempre. Giorgia! Che cosa ci fai? Non è il tuo territorio. Sì, lo so. È solo che... Che cosa? Stavo pensando a una cosa che mi hai detto qualche tempo fa. E quale sarebbe? Oh sì, insomma. Sì, Nisawa, sei come me. Beh, non avrei mai pensato di sentirtelo dire. Avevi ragione, Ascar, non importa niente di noi Iene. Ma senti, e come ci sei arrivato? Il resto del mio branco è intrappolato da un incendio alla rupe dei re. Un incendio alla rupe dei re? E anche la guardia del leone. E tu te ne stai qui a canticchiare? Non c'è tempo a perdere. Andiamo. D'accordo, come vuoi tu, Jaziri. Ragazzi, venite, è la nostra via d'uscita. Ottimo lavoro, Beshti. C'è un po' da nuotare, quindi trattenete il fiato e seguitemi. Nuotare? Ragazzi, sapete che io e l'acqua non andiamo molto d'accordo. Preferisci restare qui in mezzo a questo fumo? Non preoccuparti, Fully. Puoi aggrapparti a me e ti porterò io fuori. Grazie, Beshti. Kion! Possiamo venire anche noi? Per favore! Io rispetto il cerchio della vita, persino di chi non lo rispetta.
Islandia. Sopravviverà. Ha superato altri incendi prima d'ora. Scott! Scott! Simba! Sei riuscito a sfuggire alla mia piccola trappola. Peccato che lo stesso non possa dirsi per la Guardia del Leone. Kion! Oh no! Aspetta a rallegrarti! State bene! Kion, il piccolo capo della Guardia del Leone. È ora che tu conduca tutti fuori dalle terre del branco. Finché puoi ancora farlo. Non ci arrenderemo mai a te, Scar. Tu non hai il potere di sconfiggermi. Ma se volessi comunque provarci, sai dove trovarmi. Jasiri, ma è difficile per me credere che Gianja abbia cambiato fronte. Perdonami, maestà. Tu mi detti una possibilità quando nessun altro qui l'avrebbe fatto. Se l'informazione di Gianja è utile, dovremmo usarla per battere Scar. E se non lo è, allora noi coccodrilli saremo lieti di averlo con noi per un piccolo spuntino. Ma tu hai ragione, papà. Se Jasiri crede in Gianja, dovremmo almeno ascoltare quello che ha da dire. Kai, sei sempre disposto a perdonare i tuoi nemici. È un tratto nobile, ciò che ti rende quello che sei. Molto bene. Gianja? D'accordo. Allora Scar dice che soltanto Kai può sconfiggerlo, utilizzando il ruggito. Se il ruggito ha riportato qui Scar, potrebbe anche rimandarlo da dove è venuto. Ma deve essere il ruggito più potente di cui sei capace. Oh, sì! Vai, standilo con il tuo ruggito. Inoltre, dovrai ruggire
cenere all'interno della cima del vulcano. In questo modo le sue fiamme annienteranno Scar. La cima del vulcano? Ah, arrivare là non sarà facile. Già. Ragione in più per procedere col piano di attacco alle terre di nessuno. Sì, ma ora non si tratta più di sconfiggere l'esercito di Scar. Ora possiamo sconfiggere lo stesso Scar. Le iene sono dalla tua parte, Kaion. Giusto? Sì, più che giusto. Tutte le iene ti aiuteranno. Sì! Molto bene. Kaion? Ascoltatemi, andate a riposare. Domani attaccheremo le terre di nessuno. E domani Scar e il suo esercito saranno sconfitti una volta per tutte. E la pace tornerà nelle terre del branco. Sì! Mi piacciono questi delle terre del branco, Giangia? Sì, anche a me! Sono tutti così felici! Sì, forse siamo dalla parte giusta ora. Poco ma sicuro? Sai, potrei anche abituarmi a quella risata.